musica, un po' di silenzio, carica stampa post partita, quando è andata a Bayern Monaco o Lazio, non so più con te che il momento sai. Faccio le vostre domande, per cortesia, domande rapidi, alzate la mano, chi si vuole prenotare, Ciccione, prego. Mister, buonasera. Allora, che dire, è stato un percorso lungo e secondo me fatto anche nel migliore dei modi. Il rammarico ha soprattutto è forse nel prendere il secondo gol in quella maniera, forse vi ha stroncato, perché poi nel secondo tempo non siete più riusciti a ripartire come avete fatto nel primo. E poi le chiedo una cosa fuori da questo, dalla Champions League, le chiedo quanta rabbia c'è avere vedere il Guendouzi che prende due giornate contro per quello che anche contro il Milan, e se ha la sensazione, se ha la voglia e se ha sentore che se si farà ricorso, ecco, per quella situazione. Stasera e tante minuti di armadio sono gli ultimi 10 minuti della partita andata, qui c'è stata la possibilità di vincere quella che abbiamo qui. Però il rischio era stasera il Bayern, se fai il Bayern come fanno solitamente queste squadre quando entrano in Champions, anche se sono in un periodo non estremamente positivo con il Champions, si ritiene un po' di tutto e stasera questo Bayern è diverso rispetto agli ultimi mesi. Proseguiamo di qua, Abate. Arriva il microfono. Prego. Mister, tra i grandi rammarichi non ha citato un episodio clamoroso che probabilmente avrebbe cambiato l'inerzia, poteva cambiare comunque l'inerzia della partita, e il gol sbagliato da Ciro Immobile prima di prendere il gol di Kane. Occasioni clamorose non abbiamo avuto, però nel primo tempo ci siamo presentati 7-8 volte in una situazione così abbastanza pericolosa, quando siamo riusciti a renderla pericolosa. E da Mario anche arrivare 6-7 volte ad una situazione di terra e non andare mai alla occasione, perché qualcosa poteva venirci fuori. Te l'ho detto, secondo me, la squadra nel primo tempo ha fatto un primo tempo di livello. Quando mi sono reso conto che quelle secondo me era stata una mazzata per tutti. Però ho detto c'ho più rammari per gli ultimi 10 minuti della partita andata, anche se poi alla fine è passata la squadra più forte quando c'è. Bisantis. Buonasera mister. Giuseppe Bisantis della Durale. Questa eliminazione in Champions, che ripercussioni può avere sul proseguo della stagione? Volendo essere positivi, si può lavorare per conseguire gli altri obiettivi, ossia il piazzamento europeo e la Coppa Italia. Positivi, la straordinaria rimane dura anche alla fine, perché se pensi in 7 giorni, 6 giorni, dobbiamo già svolgere il 26 tempi, è roba tosta, molto probabilmente fa anche l'Italia sia in grado di scendere. Gli obiettivi, se ti devo fare un bilancio scelto, se è un bilancio positivo, una società come noi, una squadra come noi, in un contesto così competitivo e difficile, ha fatto due vittorie e sconfitte, quindi ha fatto un percorso di ottimo livello. In Coppa siamo in finale, vediamo, e in campionato secondo me abbiamo fatto di risalire un po' la classifica, perché no, per esempio, abbiamo fatto un meno rispetto al nostro potenziale. Le ultime, Benedetti. Maurizio, no. Sono Benedetti, Città Celeste.
Beh, io credo, prima, anzi dopo la partita d'andata, hai detto che questa è una festa, credo che sia giusto considerarla così, insomma, non credo che sia la partita da criticare, quella di questa sera contro una squadra che insomma si è manifestata palesemente più forte della Lazio. Però mi rilascio un po' a quella che è stata la domanda del collega precedente, adesso credo che sia importante cercare di capire in quale modo la Lazio può tornare in Europa nella prossima stagione, altrimenti da qui a ottobre del 2025 sono 19 mesi e credo che sia importante che la Lazio almeno trovi una finestra europea, no? Champions il potenziale si non sentiva visto, in campionato il potenziale si potrebbe sentire qualcosa di quello che stiamo facendo, è chiaro che dobbiamo concentrare ora tutte le forze nel tentativo di risalire qualche posizione classifica. L'ultima gamba, prego. Del tuo futuro, se questa partita, questa niente può cambiare la tua prospettiva per i mesi a venire. In che senso? Magari consideri che ti sia con un ciclo con questa eliminazione oppure invece no? Questa è una considerazione da fare alla società, non lo so, io ho ancora un contratto anche per la prossima stagione, non sai contratti. Nel calcio lascia il tempo e troppo, non lo so che poi il ciclo vada a concludersi, quello può anche darsi, non abbiamo una squadra estremamente giovane, quindi mi sembra una situazione in cui la Ferrari sarà.